Anche lei è nonna, signora? Signora, come si chiama lei? Come? Tanina, mica Jennifer. Tanina si chiama, non Samantha con l'H. La nonna Tanina, come le nostre nonne, no? La nonna Denuccia, la nonna Tanina. Nonna Tanina, scusi, posso fare una domanda così vediamo le differenze che ci sono? Nonna Tanina, scusi, lei chatta? Nonna Tanina, lei chatta? Non ce l'ha un profilo di Facebook, signora? Signora, lo sai che se non ho un profilo di Facebook è come se non è iscritto all'anagrafe? Ci può fare un problema che ha residenza, signora? Vabbè, nonna Tanina, lei gli manda i messaggi con il telefonino, gli sms? No. Ma nonna Meluccia gli manda i messaggi, no, nonna Meluccia. Però, le ragazzine oggi di 15-16 anni non è che mandano i messaggi, stanno tutta la giornata con il telefonino, gli dai una... Signora, praticamente hanno un pollice che è bionico, che fanno 500 caratteri al minuto e scrivono cose che capiscono i soli, che non è che sono cose che noi possiamo capire, hanno una specie di baccaglio che è un codice personale segreto. Non ne scrivono cose dove c'è tipo le cose più semplici, guarda, le chiedo alle ragazzine. TVB che vuol dire? To be beautiful. A Catania è to be beautiful. No, scherzo. Ti voglio bene. Oppure scrivono TVTB, che significa ti voglio tanto bene. Bravi, te informata, visto? Ma c'è chi scrive TVTTTTTTTB, che significa o ti voglio tanto bene, oppure tantissimo bene. Oppure uno babbaleco che ci impinge, io tu ci impinge magari, c'è tutto il pensiero che ci impinge, capito? È normale, no? Ma le differenze non finiscono qua, nonna Meluccia, nonna Tonina, chi è la vostra amica accanto, vestita qua? Buonasera signora, che è di crisi ma lei stasera? No. Buonasera. La nonna? Ah, non è nonna? Allora mi serve una nonna, appresso signora, buonasera signora. La nonna Santina, signora, mica Debora, Santina, non è che si chiama Suellen, la signora, si chiama Santina. Santina, Tanina e Meluccio parlano messo assieme apposta, vero, per me? Invece no, perché le nostre nonne si chiamano così. Nonna Santina, da così però il rustema, signora, scusami, a così ci facevo una abbronzatura gratuita, fatta dare 5 euro a testa ormai, no? Scusi, no, con la luce addosso, mi signore. Allora, altra domanda, sì, nonna Santina, sì, per caso lei che c'ha tatuaggi? Niente, signora? Niente? Una coccinella? Una farfallina? Una paloma? Una caccarazza? Niente, no, un accattoio, signora, niente. Si usa, oggi si usa, no? Avere un qualche cosa che bolla sul seno, si usa, no? Che ne so, una bratta collare, no? Una bratta collare, perché non si tratta di una bratta collare, no? Una coccinella. Ma mica la coccinella è bella, la bratta collare fa schifo, qual è la motivazione? Questa è discriminazione della bratta, capito? Ma oggi le ragazze il tatuaggio ce l'hanno tutte, no? Hanno il tribale, sapete cos'è il tribale, signora? Lo sai perché? No? È quella specie di braccialetto che ha fatto di simboli strani, che non vuol dire niente, però è bello, si usa. Ma ci sono quelle che si fanno il tatuaggio all'interno del braccio, cioè la data di nascita del fidanzato in numeri romani, qua all'interno del braccio, da quando cancio uno zita da canciare un razzo, è una camurria, giusto? Oppure chi cosa fanno tatuare pisci giapponesi che ci scendono dei cianchi. Io ho visto al mare, l'anno scorso, una ragazza che aveva un tatuaggio, una specie di rasta di etera, proprio una pianta di etera arrampicante, che ci metteva d'olio rosso d'operi, ci furriava attorno tutta la gamba, ci acchiarava la carina e ci risceva da ricchi. Signore, era un giardino pensile, non è che era... Oppure ci sono chi che si fanno fare il baffetto in tuo culo, l'avete visto, no? Ma sono andato alla scena e con risio ti faceva operare, se avevi una voglia il risio ti faceva... Oggi si fanno tatuare direttamente un risio, capito? Che pare risio di Faviana quella specie di cosa, no? Ma le differenze sono tante, nonna Meluccia, che c'ha piercing lei? Il pendente ce l'ha, però si vedono da qua,
gli orecchini, perché ricordiamo una cosa bella e tenera. Quando nasceva una bambina femmina, una bambina insomma, femmina, appena tanti anni fa, cioè fino a qualche anno fa, io me lo ricordo, quando nasceva una bambina, appena nata l'opa, dopo qualche giorno, se ci faceva un iputtosibri con la unghia, proprio l'ago per cucire, riscaldato sulla candela, disinfettato con spirito, se ci faceva puttosibri, se ci metteva il cotone per imbastire, ovvero un cotone pinciolare, e così il buco non si chiudeva e la bambina non ci portava fastidio, no? E si chiamava orecchino, perché si metteva nell'orecchio. Orecchio, orecchino, vedi che è facile? Orecchino, orecchio. C'è uno magari che non lo sa, c'è scritto orecchino, non si mette orecchio. Oggi si chiama piercing, perché la parola, signora, in inglese, piercing, vuol dire proprio perciare, spuntosare, farsi fare i puntosi. Perché là ovunque, là non do giglio, do naso, nel labbro superiore, nella lingua, nel labbro inferiore, nel capezzolo, nell'ombelico, e mi fermo perché al pensiero va sciopino. Picchio là, mascolo e femmina. No, vero, ogni tanto un vincio, ma le differenze non finiscono qua. Non è, qual è? Allora aspetta, no? Nonna Tanina, che fa Sambuccia? Nonna Tanina, una domanda così tra noi. Faccia finta che siamo soli, va bene? Nonna Tanina, che c'ha silicone lei? No, portate mano, signora, non glielo botto su doccia. Non glielo caserina, cioè quello ha capito, no? Naturale la nonna, facciamo un applauso alla nonna Tanina, che è naturale! No, possono applaudire anche quelle che non sono naturali, eh! Signore, oggi le ragazze a 17 anni, come regalo per i 18 anni ai genitori, chiedono il seno rifatto. E non è che lo dico io, lo dice il telegiornale. Le ragazze a 17 anni, come regalo per la maggiore età, chiedono alla maggior parte dei genitori il seno in silicone. Per cui se a 18 anni si fanno il seno, a 25 se ne fanno i glutei, a 35 se ne fanno le labbra, a 45 se ne fanno i zigomi. Praticamente quando iettano sangue a 100 anni hanno a fare una sepoltura differenziata. Qualcuno mette la qua, i nini mettono qua, l'ostra è la mia che facevo un provo. Perché voglio dire, se vale per la plastica, una monnizza, vale magari una ossa, no? Non è che possiamo mettere solo con sotto terra che inquina, giusto? Per cui ci sarà un cimitero di minne. Cimiteri sono come che uno finora si è accattato a nicchia, no? Uno per l'ossa si accatta a nicchia. Ora non va a accattare a nicchia e a nicchia. Per mettere i cimiteri, capisci? Il musso, gli zigomi, Ma io voglio ringraziare, scusate, la nonna Meluccia, la nonna Tanina e la nonna Santina. Facciamo un applauso a queste tre nonne. Grazie per la collaborazione. Ma per concludere questo discorso sulla differenza, la differenza più grande che c'è tra le nonne oggi e le nipotine di 15-16 anni sta soprattutto nel linguaggio, questo modo di parlare che hanno. Voi vi ricordate quando avevate 15 anni, quando la nonna Tanina aveva 15 anni? Immaginate se ci poteva venire a soparci come fanno le ragazze oggi. Papà, tu non hai capito niente della vita. Ma con un buono la testa c'è un lavoro a cercare, giusto? Oggi le ragazze non solo hanno sta conferenza con i genitori, no? Si chiamano di tu, ormai il papà è di nome a questo è più nuovo, no? Ma non solo. C'è anche un parlare un poco più colorito. Scusami, se posso dare a ste vicinine, magari andare a fondare. Ma c'era una bambina batterista sul palco, il papà dormiva. Si era assopito un attimo. Come ci ha tolto la nottata in quel padre? Sto dalla luce? No. Dicevo, il linguaggio non è soltanto il modo che hanno, diciamo, la confidenza, ma soprattutto questo modo un pochettino più colorito di parlare. Signora, io mi ricordo quando ero ragazzino, io sottoscappavo una parolaccia davanti a tuo padre e ti arrivava quantomeno una guzzata
la cuzzata si era proprio confessato, giusto? Ma se non un mustaccione che era l'effetto contrario, che la cuzzata era da rere, un mustaccione davanti, dipende che aveva andato a ucca però, giusto? Oggi le ragazze hanno un parlare un poco più colorito, diciamo la verità, eh? India di qua, India di là, India sì, India no, se non ci mettono, India non sanno parlare, giusto? È una specie di starter, non battono, se non c'è India non battono. Io le ho sentite al mare, davanti al mare, India te lo fai in bagno? India no, India dai, India no. Che se non ci mettono non battono, capito? Ora immaginate un piccolo dialogo tra una nonna di circa 82 anni e una nipotina di 15-16 anni di questo tipo, no? Queste ragazze che si chiamano emo, avete sentito dire che si chiamano emo? Che sono gli anghi anghi, andava facile, che capite, ho fatto codice cristallo, allappato, andava a fronte, l'avete visto, no? Che parlano sempre, parlano senza sangue, perché si chiamano emo? Perché sono senza sangue, no? Sono gli anghi, andava facile. Una nipotina di questo tipo, con l'occhio di giù di niure, l'ugna niure, che pare che se pagavo io tanto lo sputtello da macchina, no? E hanno l'ugna niure, signora, che scusa. Pare che travagliano da pressa, giusto? Era la Befana. La nipotina va a trovare la nonna, costretta dalla mamma, che ci dice, ma vai, c'è ogni tanto a trovare la nonna, no? La nipotina ci va, porta il regalo alla nonna. E che cosa porta di solito la nipotina in regalo alla nonna per la Befana? Bello paro di tappini. Le tappine sono le ciabatte, no? Come le chiamano, signorina? Le ciabatte. Come ciabatte? I tappini. Le tappine sono chi te. Chi te copilo. Perché io pilo, siccome la nonna ci unghia i peri la sera, no? Copilo su curotta, capisci? Perché si sente bello con otta più morbido, bravo. Ma tipo che sta mettendo i peri nella bocca della pecora, capisci? Bella morbida. Che schifo, no? Vai. Ora la nonna, come ho visto due tappine mischina giustamente, sto come io, no? Perché per la nonna quello che conta è il pensiero, non è tanto il regalo. Per lei ci poteva essere, che ne so, stuppa birra, nella comando scaruto, una tappina sola, signora, qualunque cosa. Ma la nonna sarebbe stata felice lo stesso, no? Perché per la nonna conta il pensiero. Io come ho visto due tappine, principe del Galles, copino tutto intorno, sto come io mischina, no? Taleavo la nipotina. Con commozione, con dolcezza, con tenerezza di una nonna di 82 anni, cotuppo, avete presente la nonna che dà cotuppo? Proprio vicchieretta, no? E allora con candore ci dice alla nipotina, senta nonna, ma ti a Befana che ti portavo? La nipotina col parlare di oggi, che nonna guarda parlando con te, un cazzo, ci può fare cancio che mi tappina nonna? Grazie, grazie, vabbè, era un modo così per rompere un po' la cerimonia, ma sono cose in gran parte vere, lo sapete perché anche voi siete in giro. Bene, allora io adesso devo scappare, devo lasciarvi, perché devo andare a Piazza Università a Catania, dove quando volete, insomma, dopo la festa, quanto dura qua la festa stasera? Quanto dura, sì? Fino alle 10, quindi se dopo le 10 volete, ecco, se volete scendete a Catania perché c'è una motivazione, ovviamente non è soltanto uno spettacolo, ma a Piazza Università questa sera c'è una serata dedicata a Teleton, quindi se volete essere presenti ci saranno tanti artisti, ci sarò anch'io ancora una volta, motivo per cui adesso dovrò salutarvi, e quindi se volete insomma venite a trovarci anche a Catania a Piazza Università dopo la festa qui, se volete fare una passeggiata e fare anche un atto di solidarietà. Grazie, appuntamento, attenzione! Domani alle 11 mi raccomando con Alla Catalla. Ah, per attenzione, vi voglio anche far vedere che è uscito il CD di Alla Catalla, quindi cercatelo, uscirà a giorni nei negozi Onyx, per cui cercatelo e soprattutto ascoltateci ogni giorno su RSC Radio Studio Centrale, anche voi potete trovarci più spesso però, ogni tanto. Qui sindaco. Ora Castiglia, intanto grazie per averci dato l'onore e il privilegio di essere qui con noi. Lui è molto vicino al mondo della solidarietà. Ieri è stato qui a Trecastagni, quindi ti ringraziamo per mille motivi, ma questo è un omaggio degli amici del Cerio e quindi è per te. Grazie, grazie di tutto. Devo dire che questa è una delle più belle tarte che io abbia mai ricevuto nella mia vita, la metterò insieme a quelle più belle, veramente
molto 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 particolare, soprattutto grazie perché ci sono i ceri. Grazie, oh ragazzi, oh, ma io volevo avere una pallata però, una sola, almeno una. E la posso, prima che me ne vado, la vedo? Questa pittella va a te, dai! No! Sì, resta in avanti o resta in terreno? Ah, davanti. Ho capito. Posso guardare queste cose? Oh, che musica c'è?